I ragazzi del trio musicale Il Volo sono intervenuti come ospiti nella puntata del 2 ottobre di Domenica Live. Forti di un successo sempre più grande che li ha portati in giro per il mondo in vista della Notte Magica tributo ai tre tenori con Placido Domingo, che andrà in onda su Canale 5 l'11 ottobre, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno incontrato Barbara D'Urso tra battute scherzose e rievocazioni della loro breve e fulminante carriera. I tre giovani non sembrano aver perso la genuinità della loro giovinezza, come ha sintetizzato Piero, che già da ragazzino lavorava nell'officina di papà. Ci dicono: ragazzi, non vi montate la testa, ma noi conosciamo la vita reale, ricordiamo le nostre radici. Il nostro genere è meraviglioso per alcuni, per altri è intollerabile che tre ragazzi così giovani facciano classica. Grazie ai nostri viaggi, abbiamo capito che ogni giorno è fatto per essere vissuto. Presto in tour mondiale con Notte Magica sono previste addirittura date con Mariah Carey. I ragazzi del Volo stanno portando un genere musicale ostico al pubblico giovane. Pavarotti diceva che per l'opera non c'erano barriere. Lui l'ha fatta arrivare il grande pubblico, è quello che stiamo cercando di fare noi. Questa musica può arrivare ai giovani solo se dei ragazzi di 20 anni la fanno. La nostra musica è spesso associata al vecchio, ma c'è differenza tra classico e moda. Tra una battuta e l'altra, Ginoble, Barone e Boschetto non si sono fatti mancare una piccola presa in giro nei confronti della D'Urso, a cui hanno fatto il verso simpaticamente, e una bella frecciatina dopo la lite la M Platinette che ha preceduto la loro ospitata. Ma quanto casino fate in questo programma? E poi, ogni volta annunci degli ospiti dicendo stanno arrivando. E alla fine, dopo 3 ore di puntata, non arriva nessuno. Chi se ne frega?